vi devo far ridere, a 3 anni. A 3 anni perché, beh, non era la vera vocazione. Beh, a 3 anni eravamo andati con mia mamma, aveva uno zio prete di Lodi. E non ricordo bene se siamo andati, che era venuto a incontrare i parenti alla cascina di mio nonno. Insomma, quando sono tornati a casa dopo l'incontro con lo zio prete, in macchina ho detto: io quando sono grande faccio lo zio prete. E per anni ho detto che avrei fatto lo zio prete. Dopo, alla fine, ho tirato via lo zio e è rimasto il prete. E cosa ho fatto il prete? A 10 anni dopo la quinta elementare, perché allora si usava così. A quinta elementare, dopo la quinta, sono andato in seminario qui a Cremona. Ho fatto le medie, il liceo e la teologia. E a 23 anni sono diventato prete. Durante la tesi liceo, tra i momenti in cui sono stato molto incerto, c'era una ragazza che mi faceva il filo anche, e però ci ho pensato bene, bene, bene. A fine ho detto, una sera ero molto incerto, una sera mi sono messo anche io e ho detto: scrivo e decido. E mi sono messo a scrivere, non sapevo cosa avrei scritto. Ho scritto: ma a sposarmi mi piacerebbe così, così e così. Però mi dispiacerebbe invece rinunciare a fare il prete. A fare il prete mi piace così, però insomma, alla fine decido che io ho scritto: faccio il prete. E da quel momento non ho mai più avuto nessuna incertezza. Io, la mia famiglia, mi trovavo benissimo, i miei genitori, i miei fratelli. E poi dopo anche in seminario sono sempre stato un uomo libero, quindi anche un bambinello libero. Quindi non ho mai fatto carriera in seminario perché... ridevo troppo. Mia zia mi diceva, una zia: guarda Vincenzo, ma sbagli a Roma, ma sbagli mia, te il prete fai mia, te ride troppo. Nonostante nessuno credesse che avrei fatto il prete, l'ho fatto e non mi sono mai pentito. Sono 48 anni, mai pentito. All'asilo avevo l'amorosino dell'asilo, per carità. All'elementare ne avevo un'altra, sì, che poi mi ha tradito. Basta, non ho più dopo basta, se non una cottarella in liceo, appunto, normale, che è stata una garanzia, eccoci, una garanzia di futuro. Dopodiché ho deciso. Posso dirgli una cosa, che fare il prete non è una brutta cosa, ma è una bellissima cosa, perché è impegnativo, ci sono anche problemi, anche a volte con i superiori, le difficoltà e così via, ma è una cosa meravigliosa. Io non mi sono mai pentito un minuto, mai, mai, mai. E anche quando sia un po' giù di morale, perché a volte si vede che insomma quel che si fa non ha l'effetto che vorresti avere, oppure anche a volte, sai, nella chiesa ci sono situazioni che non ti piacciono, ma io non mi sono mai pentito, sono proprio contento di aver fatto il prete, perché purtroppo lo sappiamo adesso anche dalle televisioni, ai giornali e radio, ci sono anche dei preti che non si comportano bene, questi danno il cattivo esempio. La gente, secondo l'antico proverbio, fa più rumore una pianta che cade che non una foresta che cresce. La gente va di più al prete che fa lo scandalo, e questa è una cosa che dispiace molto, molto. Noi abbiamo una responsabilità grossa, ma grossa, 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 perché il nostro esempio è quello che a un certo momento aiuta la gente a guardare benevolmente anche la Chiesa, la comunità cristiana, o a guardarla non benevolmente. Guarda, meglio di così non si può andare. No, il Papa mi piace tanto. Mi piace tanto prima di tutto perché, prima di essere un prete, un vescovo, un Papa, è un uomo serio. È un uomo che ha il coraggio di dire le cose anche che danno fastidio. È un uomo che nella Chiesa ci tiene a che tutto sia chiaro e non protegge chi sbaglia, o meglio, a chi sbaglia dà richiamo perché ne sbagli mica più. Però lui fa veramente il Papa, testimone di una libertà assoluta e di una attenzione soprattutto ai bisognosi, a chi è in difficoltà nella vita. E poi questa sottolineatura della misericordia è grandiosa, perché oggi la gente lontana dalla Chiesa è tanta, ma non è che la gente lontana dalla Chiesa siano tutti malvagi, è gente che è lontana dalla Chiesa ma soffre, e il Vescovo, il Papa gli dice: guardate che Dio vi vuole bene lo stesso. Questa è la cosa più bella che noi vediamo nel Papa. Il nostro Vescovo, sono solo 2 mesi che è qui, io gli ho parlato insieme una volta, ho dato da lui un'ora abbondante. Prima di tutto si vede anche lui che è un uomo immediato, non ha le finzioni clericali, non è che ti dice una cosa pensando in un'altra, te ne accorgi, ti ascolta. Io gli ho detto delle cose che probabilmente lo hanno anche un po' stupite, in quello che ho stato con lui, ma ti ascolta, ti rispetta, ti lascia parlare, dialoga. E poi le prime idee che ha espresso sul suo progetto di vescovo mi piacciono molto. Non era la mia passione. Quando il vescovo mi ha chiamato
per venire a dirigere la vita cattolica, io non avevo mai scritto un articolo in vita mia, mai. E gli ho detto di no, la seconda volta ho detto di no, la terza volta ho detto ma siete diventati matti, gli ho detto esattamente così, al provicario generale che me l'ha chiesto, non me l'ha detto. Siete diventati matti. E alla fine però mi hanno minacciato, se non vai a dirigere la vita cattolica vai a amministrare le colonie. Ah no, amministrare i soldi, no, 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 no. E allora ho detto, vabbè, proviamo. E ho detto sì al vescovo dicendo, guardi, per un anno, proviamo un anno. Se non ce la faccio, ditemi tranquillamente, io vado parroco ancora. E diciamo che è stato un anno pesante, però mi ha incominciato a piacere. Sono stato anche presidente nazionale dei giornali cattolici e adesso sono presidente dell'agenzia della Conferenza Episcopale Italiana. Dopo sono venute tante soddisfazioni che mi hanno dato molto, tanto piacere. Tutta la pensione dal giornale, non da prete, perché i preti non vanno in pensione. Si smette magari la responsabilità diretta di importante dal parrocchio, però il prete lo si fa, si confessa, si dice messa, si parla con la gente, eccetera, eccetera. Il prete lo faccio fino all'ultimo minuto, spero, della mia vita. Quest'anno, visto che senz'altro prima o poi devo rinunciare, il vescovo lo sa, quest'anno vedremo di trovare qualche persona, eccoci. Deve essere più giovane di me un bel pezzo, deve essere più capace di me negli strumenti di comunicazione nuovi, internet, quella roba lì e così via, ma ce ne sono di preti capaci, ecco, di fare. Cavaliere della Repubblica, due cavalli, sono Cavaliere della Repubblica e Cavaliere del Santo Sepolcro di Gerusalemme, due cavalli, guardi, uno bianco e uno nero, juventino. Quella di Cavaliere della Repubblica è stata la prefettura, il prefetto di Cremona, Bruno di Clarafond, che mi ha fatto cavaliere, e quell'altro invece cavaliere del Santo Sepolcro era stato il vescovo di Crema, quindi mi ha fatto cavaliere del Santo Sepolcro. Se vado a Gerusalemme, il patriarca di Gerusalemme mi riceve e mi dà anche la conchiglia da mettere qui, vengo a casa che sono più felice di prima. Divino o divino? Divino è la cosa più bella che esista, ma divino tutto attaccato, bella che esista, perché è quando si sente in pace con Dio, in serenità con Dio, e al di là di tutto quello che si può pensare, lo si sente che c'è un momento in cui ti senti Dio vicino, e questa è una cosa che ti dà senso alla vita, veramente. Certe volte quando dico la messa, ci sono giorni in cui veramente ti senti realizzato, assolutamente, ti senti al di sopra della vita corrente, proprio quel momento lì. Dopo c'è la vita con i suoi problemi, però insomma l'incontro con Dio è una cosa grandiosa. Ma che mi ha cambiato la vita in questi ultimi 30 anni, diciamo, quando sono al giornale, è il fondatore della Federazione Italiana dei Settimanali Cattolici, che era un prete, è morto qualche anno fa, eccezionale, cioè, si chiamava Don Giuseppe Cacciami, era di Novara, prete eccezionale, mi ha dato la gioia di questo lavoro che io inizialmente non amavo un granché, ma che è un lavoro fatto non da giornalista, cioè, ma da prete, proprio per annunciare il Vangelo attraverso anche i giornali. E dopo, il resto, che a chi pensiamo, ai miei parci di infanzia, così, insomma, che mi hanno toccato, a parte mia mamma e mio papà, mia mamma soprattutto, che è lei che mi ha istradato alla fede, ecco. Allora, io brindo particolarmente volentieri con lei, perché lei è una persona tutta da scoprire. Don Vincenzo è un mito, sì, e poi si è dedicato tanto a tutti noi. Dai, un bel brindisi, Don Vincenzo, grazie, lo so, sì, che è contento. No, sono contentissimo, veramente. Grazie.